Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio viaggiare un po'. Siccome non lo possiamo fare concretamente, chissà per quanto tempo ancora non si potrà, io voglio viaggiare un pochino, almeno qui su YouTube. E vi voglio portare in particolare in 5 paesini italiani che sono abbandonati. Quindi faremo un giro per le ghost town italiane. Sono paesini molto suggestivi, molto caratteristici, molto particolari, che per una ragione o per un'altra sono rimasti abbandonati, quindi andiamo subito insieme a fare questo tour per le ghost town italiane. Il primo paese che andremo a vedere si chiama Bussana Vecchia. Si tratta di un piccolo borgo millenario vicino a Sanremo. Nel 1887 ci fu un terremoto e da allora questo minuscolo paesino arroccato fu abbandonato. Per tenerlo vivo negli anni recenti è stata protagonista di eventi che hanno coinvolto la partecipazione di artisti e artigiani. Il centro storico è visitabile, raggiungibile in auto e tutto sommato in buono stato. Il secondo paesino si trova in Lombardia e si chiama Savogno, un piccolo borgo che si trova tra le montagne della Val Bregaglia ed è stato abbandonato a partire dai primi anni del Novecento, fino a svuotarsi completamente negli anni 60. Uno dei motivi dell'abbandono è probabilmente l'impossibilità di raggiungere il paese con i mezzi pubblici o con la macchina. Infatti è raggiungibile solo a piedi, salendo una scalinata di 2800 gradini. All'interno del paese c'è una chiesa del 1465 dedicata a San Bernardino. Il terzo paesino si trova in Emilia-Romagna e si chiama Castel d'Alfero. È un antico paesino ad alto pericolo sismico. Recentemente è stato sottoposto a vincolo monumentale dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Questo borgo risale al 1200 e, nonostante il pericolo di terremoto, i suoi monumenti medievali per ora sembrano resistere. Il quarto paesino si trova in campagna e si chiama Apice Vecchia. È situato nel cuore dell'Irpinia. Aveva più di 6.000 abitanti quando fu abbandonato a causa di un terremoto del sesto grado della scala Richter il 21 agosto 1962. Questo paesino trasmette una particolare sensazione di sospensione nel tempo e molte persone hanno la sensazione che lì qualcosa si sia fermato in un momento preciso del tempo. Il quinto paesino si trova in Calabria e si chiama Pente d'Attilo. Ha origine nel 1600, è un paese con una rocca e con un castello. Nel 1783, a seguito di una violenta scossa di terremoto, le persone iniziarono ad allontanarsi dal paese. E poi negli anni 60 se ne andò anche l'ultima persona residente lì. Questo paese però, più che altro, è famoso per un episodio conosciuto come la strage degli Alberti, una guerra sanguinosa tra famiglie nobiliari. Nel 1686, nella notte di Pasqua, furono uccisi i componenti della famiglia di Marchesi Alberti per mano della famiglia di Baroni a Benevoli. Il motivo che scatenò la strage fu una mancata promessa di matrimonio tra i due giovani componenti delle rispettive famiglie. Questa vicenda ha dato origine a storie di fantasmi tormentati che si dice girino per il paese in cerca di pace. Questi sono alcuni dei 5 paesini abbandonati italiani, classici paesi fantasma. Ce ne sono anche altri, però io ho scelto questi 5. In particolare sull'ultimo paese, Pente d'Attilo, farò un video a parte perché lì c'è una storia misteriosa, c'è una leggenda particolare, quindi ve ne voglio parlare meglio in modo un pochino più approfondito. Per il momento però mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.